haunted by loss and misplaced bets, she fell apart at the break of dawn, at the end of time, in a perfect spin. She fell apart at the break of dawn, at the end of time, in early spring. We fell apart at the break of dawn, at the end of time, in a perfect spin. We fell apart at the break of dawn, at the end of time, in a perfect spin. It's one of these days. Nadim Tabet. It's one of these. Bene. È un po' basso il volume. Luca, puoi alzare un po' il volume di questo microfono? Allora, io quando ho visto questo film, ovviamente da studioso del cinema, cinefilo, ho cominciato a vagare un po' attraverso la storia del cinema, attraverso anche le geografie del cinema, cercando di individuare riferimenti che però insomma erano sempre giustamente relativi. Tra questi ci ho visto un po' di Nouvelle Vague, ci ho visto ovviamente Bertolucci, questa, come dire, fenomenologia dello sguardo che c'è in tutto il film, questi occhi che si incrociano in continuazione, ecco, io l'avevo raramente negli ultimi anni. Insomma, c'è questa scena, io dicevo prima che ci sono alcune scene che secondo me sono tra le più belle di questo 2018, sicuramente una di queste è lì nelle prove al concerto, quando loro due cantano insieme e continuano in continuazione a guardarsi. Quello è un riferimento ovviamente anche metacinematografico, cioè il guardare, il guardarsi, ma è anche qualcosa che ha una sua dialettica in sé. Insomma, ora avete tutto lo spazio che volete, possiamo interagire con Nadim, e intanto io lascio la parola a Giona, che può rompere il ghiaccio quindi con delle prime osservazioni, domande a Nadim. La cosa che volevo sottolineare prima rispetto a questo film, come dicevo prima, a Beirut è attiva una comunità molto coesa di cineasti, ma non solo di cineasti, di sceneggiatori, produttori, di tecnici, e mi faceva piacere segnalarvi che nel film, in un piccolo ruolo, ma anche e soprattutto responsabile del suono, figura la regista e documentarista Rana Id, che ha presentato l'anno scorso a Locarno il film Panoptic, che è stato minacciato dal ministro per la sicurezza, tra virgolette di censura, le avevano consigliato di apportare dei tagli al suo documentario per ragioni di sicurezza, cosa che ovviamente è stata rifiutata, e eravamo a Beirut quando questa cosa è accaduta, e anche come settimana della critica ci siamo schierati pubblicamente a fianco di Rana Id. Poi nel film c'è Manal Issa, che è la protagonista di Nocturama di Bonello, del film siriano che stava in concorso al Certain Regard e che ha avuto il merito a Cannes di alzare un cartello durante l'eccidio palestinese di Gaza,
fermate il massacro. Si tratta di una ragazza di neanche 30 anni che ha avuto il coraggio di uscire così allo scoperto, laddove la voce della politica ufficiale taceva. Questo per segnalare che un film come questo di Nadim Tabeh non esce così dal nulla, è all'interno di una comunità che lavora con uno spirito collettivo molto forte. Ho avuto, e non per personalizzare questa conversazione perché non è il senso, però per dirvi l'urgenza, la velocità e la precisione con cui si fanno le cose a Beirut, e pensando anche a Godard che suggerisce di pensare con le mani. In occasione del lancio del film, i produttori del film hanno avuto l'idea di girare, di fare due veloci videoclip diretti da Nadim per accompagnare il lancio del film. Il videoclip si è girato nell'appartamento di un musicista libanese e nell'arco di una giornata Nadim ha girato il videoclip. Se lo vedete, lo cercate in rete, sembra un videoclip invece di quelli super complessi così. Invece Nadim l'ha girato in una giornata, l'ha missato in due giorni. Questo per dire che c'è una vera e propria necessità di fare le cose e soprattutto c'è una forte complicità, per cui quando uno vede un film come One of These Days, al di là del fatto che è il talento di Nadim che porta il film, il suo sguardo, però c'è anche tutta una comunità alle spalle. E quindi io mi scuso se mi sono un po' dilungato, però secondo me è importante far capire che al di là di quelle che sono le divisioni di cui si parla senza troppa cognizione di causa, in realtà il cinema fattivamente le ha superate nei fatti. E quindi volevo, come prima domanda, chiedere a Nadim se voleva un pochino descrivere come funziona e come si muove questa comunità del cinema a Beirut, considerato che per esempio il Festival di Cannes, che si è appena concluso, ha segnato un'affermazione molto netta del cinema libanese. No, of course, once again, thank you for being here. And no, it's, if you want, in Lebanon, it's, there was a way of, it's a small country, it's a small city, Beirut, and people know each other a lot, and it's not that well. You try to find, for a long time it was difficult to do films in Lebanon and in this region, and little by little I think that people now they're starting to have a lot of films, and it's about finding the it's not about urgency, like you have to denounce something or it's not a big message like this film. For me, of course, it's something that is something personal. It's not denouncing anything, no war, nothing, but I think that there was something schizophrenic for my generation to always have to speak about big questions, about war, about what is our place in the Middle East and everything. And there is, I think, a new generation who are 20, 30, beginning of 40, who share the same let's say they want to have their life shown in films, that to speak about their lives, and this is where you have people in this film who does music, the Bonnie Tylers, who are the people who did the music, is people that I know very well, like Joanna said, the girl who did the sound design is a movie maker also. She did this very nice documentary called Panoptique. So what's interesting is that these people want to say, to show their life,
because we come from a country where there is not a lot of archives, there is not a lot of history of cinema. There are not a lot of Lebanese film before now. And we know what is the problem when you don't have a lot of image about you, and when there is a lot of image coming from Europe about you, and people talking about you. We know the problem of that. Once again, during the 70s, there was like a couple of feature films done in Lebanon in the 80s and the 90s, and now there is more because we know about that. So what's nice is that we're trying to find the new ways of financing this film, new ways of doing films. And I think in the rest of the world, it's coming like this, actually. It's not only in Lebanon. I think that in all around the world, people are trying to find new ways of doing films. Sometimes it's not with a lot of money. Sometimes there is money. So this is where there is a kind of way of a community coming in Lebanon, of a new generation coming, who wants to show, stop of speaking about the big question, war, identity. I understand that before in Lebanese cinema there was this question of what happened during the civil war, because we had 15 years of war and the consequence of this war. But I think that now there is an energy in this new generation who wants to speak, like in this One of These Days film, about the daily life, what's happening between people, and what is reality. Because reality in everyday life is about having problem with your girlfriend, having problem of breakup, having human problems. And I think that during a long time, my generation watch films done about big question, identity and everything. And it was kind of schizophrenic in a certain way. So this is where there is a kind of community, because a lot of people of my age are doing films. And I think that we are all gather on the same team of showing life. Like it is, it's not about doing a documentary. Of course, it's a lot of fiction, but it's showing this reality, and this reality that we live every day, like Jonah said, that there is a lot of energy, because the youth is important in Lebanon, musician and everything, filmmaker. Allora, di nuovo grazie a tutti voi per essere qui. Allora, per quanto riguarda questa domanda, bene, il Libano è un paese piccolo, Beirut è una città piccola, tutte le persone più o meno si conoscono, e diciamo che è stato difficile arrivare a fare un film come questi. Solitamente la maggior parte della storia del cinema fatto in questo paese, che poi non è così grande, diciamo, solitamente la gente vede dei film in cui ci si pone delle grandi domande, si pensa all'urgenza di denunciare qualcosa, di far trasparire, di far passare un grande messaggio. In realtà quello che vuole fare questo film è semplicemente parlare, dare il senso di una realtà, di un'identità più comune, non andare a intervenire a farsi domande sulle grandi questioni, a parlare della guerra. C'è questo senso di schizofrenia in questo film che vuole parlare della vita quotidiana, di quello che accade normalmente tra le persone, perché in realtà ci sono tutta una serie di, ci sono delle persone che vogliono vedere dei film che parlino della loro vita semplice, della loro quotidianità. Ed è il motivo per il quale ho pensato di fare un film come questo. Queste persone vogliono vedere sullo schermo la loro vita, ed in realtà è questa la gente, è per questa gente che ho voluto creare questo film, perché effettivamente la storia del paese del Libano non vede una forza cinematografica così grande. Negli anni 70 sono stati fatti un paio di film sul Libano, adesso ovviamente ce ne sono molto di più, e questa nuova generazione di cineasti, di registi che si è unita, vuole effettivamente far trasmettere questi messaggi che non sono legati alle grandi problematiche, non si vuole assolutamente fare una denuncia sempre di quelle che sono le problematiche che tutti noi conosciamo del paese, ma questa comunità della nuova generazione vuole parlare
delle cose che accadono tutti i giorni, di quello che accade nella vita reale, di quando una coppia si lascia o di quando le cose non vanno, di quelli che sono i problemi umani condivisi della vita reale. E questo è un po' il senso di questo film. Non so se ci sono già delle domande da parte del pubblico o considerazioni. Sì. Quello che mi ha colpito in questo film è il senso di perdita, sin dall'inizio, perdita dell'allegria, un termine che viene citato spesso, perdita dell'innocenza, perdita della verginità, perdita delle illusioni, al punto che sembra che le recuperino solo con la droga, con il fumo. Illusioni che non solo, mi sembra, siano sentimentali, ma anche di natura politica. È come se non avere fiducia nell'amore e anche, e quindi non avere questa capacità di amare, o non sentire questa capacità di amare, sia anche non avere fede nel cambiamento, nella politica. E c'è anche un raffronto più o meno indiretto tra l'innamoramento per una donna, per una ragazza, per una coetanea, e l'innamoramento per la politica. Quindi la domanda è molto semplicemente se questo collegamento è reale, voluto, e se l'amore per lui è un fatto politico. Magari chiedo a Nadim di fare delle pause, tra, così diamo la possibilità a Samantha di... You are right about the. It's in Lebanon, in Arabic, it's the khefe, like the end of. Then in French, we say it, la légèreté, the end of something, of course, and it's a word that comes a lot in the film. Now it's. I'm not. My point of view for the film wasn't. We deal a lot with loss, of course, during this period of time. Being adult and being young and starting to be adult, it's all about losing something to have something new. Because we never lose everything and then it's lost forever. We lose things and we become something else. So for me, it's not judgmental to say we lost something. But of course, life is about this, losing things. You lose a lot of things. The main character of the film, which is Yasmina, who goes out from the, how we say it in English, enfin, the cure de désintoxication, she goes back to live one day as nothing had ever happened. And of course, she sees that you cannot regain time, things like before. So of course, there is this question of lust, which is important for me, important for the character, and important in Lebanon, because Lebanon is a country, this is why there is a lot of shots about Lebanon. Beirut, the city, is important in the film because also it's always changing. It's a city that's changed a lot. It's always on construction. And you sometimes a lot of symbolic places of my youth are not here anymore, are lost. My first kiss, now it's a huge mall. My first, I don't know what, now it's an autoroad. So the experience of loss is something very Lebanese because the changing of geography, and something very related to this use, and something of course very related to me because I did the film. And what I was saying to somebody earlier today is that when you do something concerning art,
it's because if you do films or painting or literature, it's because you experience lost. So there is something missing in you, something that you want to catch out. So of course there is this, and of course this is the main subject for me of the film. And thank you for asking this question, because yeah, of course, before the rock music, before everything, the film is about something that you lose and you try to take back. Now comparing the the politics, after I talk about politics. Yes. Dividiamo un attimo. Allora, per quanto riguarda, diciamo, la prima questione del il soggetto della perdita, quindi questa ricerca di ritornare a quell'allegria che sembra un po' perduta, che è qualcosa che si ripete sempre nel film, effettivamente questa è la tematica principale, centrale del film. E la cosa importante è sottolineare che quando c'è qualcosa che viene perso, è lì che si cerca qualcosa di nuovo. Quindi non voglio giudicare in maniera negativa questa idea della perdita, perché è dopo la perdita che si cerca di creare qualcosa di nuovo. Ed è un po' l'idea che viene passata anche attraverso il personaggio di Yasmina, che va in un centro per disintossicarsi e dopo scappa da questo centro per cercare di rivivere una giornata simile a quelle del passato, come se nulla fosse successo, però effettivamente si rende conto che non è così, ed è per questo che è importante il senso della perdita, che è importante per me, è importante per il film, per i protagonisti del film, ed è importante anche perché è collegata alla tematica del Libano e alla città stessa, Beirut. Beirut è una città dove tante cose vengono perse, è una città che è in continuo cambiamento, è un cantiere a cielo aperto, ogni giorno vengono costruiti posti nuovi, ci sono dei posti che noi abbiamo vissuto nella nostra giovinezza che adesso non ci sono più. Il posto in cui ho dato il mio primo bacio era un centro commerciale, adesso non c'è più, c'è una strada, un'autostrada al suo posto, per cui l'idea di questa città che è in continua perdita, ma perdita di cose che poi vengono sostituite da cose nuove, questa è l'idea centrale del film. E quando pensiamo a qualcosa di artistico, che può essere un qualcosa riguardante la creazione di un film o la letteratura, un'altra forma d'arte, per poter creare qualcosa di nuovo ci deve essere sempre qualcosa che viene perso prima, e questa è l'idea. Ci sono altre domande? La politico it's not a connection, but it's just that I think of course there is a lot of problems, political problems in Lebanon. Of course we cannot have illusion in Lebanon for politics. It's something it's the basic. It's not even a question. It's of course that you cannot have illusion about politics, but I think that what's the film trying to show about it is like maybe to get over it, also over the big question, and try to live in the beginning, because of course you cannot have high expectation illusion about politics in Lebanon. It's not at all a country where politics can do something now. Maybe it will do it in the future. So it's for me the starting point is believing in people and speaking about human. There is no hope about politician in Lebanon, and it's okay. We don't expect that much about politician. It's not when it's not like in Italy. Now you have a new prime minister. Maybe in Italy you expect something new about the new prime minister. I don't know, but in Lebanon we don't think about that. It's not even people live their life, and it's very good. We don't expect that much about politics. It's not something. Per quanto riguarda la questione della politica, ovviamente è una tematica che ha a che fare con il Libano, però a differenza di quello che magari può accadere in Italia, in cui abbiamo delle aspettative dai nostri politici, dal modo in cui si fa politica, in Libano non ci si illude tanto che le cose possano cambiare a livello politico. Ecco perché questo film vuole mandare quel messaggio, vuole lanciare quel messaggio di pensare oltre a queste grandi tematiche, pensare alla vita di tutti i giorni, alla realtà di tutti i giorni, e cercare di vivere appunto la quotidianità, perché effettivamente non siamo abituati noi come popolo libanese ad avere troppe illusioni, ad avere troppe aspettative dal punto di vista della vita politica, a differenza magari di quello che avviene in un paese come l'Italia. Ovviamente.
La cosa che trovo interessante rispetto a questo è che lo scarto tra il film di Nadim e un altro tipo di cinema che veniva da quella regione proprio nel capovolgimento del discorso, laddove un certo tipo di cinema medio orientale dava la precedenza al discorso ideologico, quindi formalmente la sceneggiatura, il discorso, il contenuto. Nel film di Nadim c'è una posizione politica molto più radicale. Attraverso il fare il film si riprende possesso di un territorio, e lui ha fatto molto bene a sottolineare l'aspetto che riguarda proprio l'attraversamento della città da parte del film, perché Beirut è una città che cambia immediatamente da strada a strada, di incrocio in incrocio. È una realtà estremamente complessa e composita, per cui mentre si sta in una parte della città che è totalmente moderna, contemporanea, che sembra di stare a Dubai piuttosto che, si gira l'angolo e ci si ritrova in Iran, poi si gira l'angolo e ci si ritrova in Armenia, ma letteralmente è come se fossero una stratificazione di tempi, geografie, architetture. Quindi la forza del film di Nadim è quella, secondo me, di riprendere possesso di un territorio, dire non una parte di questa città è nostra, ma tutta la città ci appartiene, perché qui viviamo, qui ci stanno le nostre vite. E questa è una dichiarazione politica molto più profonda di qualunque dichiarazione di fede politica o di confessione religiosa. E quindi volevo chiedergli se voleva commentare un po' questa cosa. Se lei ha questa opinione così netta del film, mi perdoni, evidentemente. Ma no, forse non è magari vero il contrario, che lei ha visto un po' troppo poco rispetto a quello che c'è nel film. Bah. Tu vuoi commentare ça? Perché scusa, non ho capito, le monocittà non vanno bene. Io credo che dentro questa città ci siano, no, a parte che c'è tutta una dialettica del fuoricampo che è importante mettere in evidenza, ma poi se ci badi, se lo guardi bene il film, scusami, noti che c'è la scena della manifestazione che è finita, e quindi già quello dice di tutta una stratificazione politica, dice delle periferie, dice dello svuotamento della piazza, e quindi qui parliamo di una geografia che si svuota. I film vanno visti anche rispetto alla semiologia, non solo rispetto a quello che ci mostra a livello sensibile. Sarà piatto per te, per me invece c'è una profondità straordinaria. Parliamo di questo, cioè parliamo della materia cinematografica, non facciamo polemica solo per farla, perché mi sembra che tu sei venuto qui solo per fare polemica, per far notare magari la tua profondità epistemologica, scusami, che io invece non vedo, e vedo solamente una mordacea che è un po' fascistoide, scusami. No, Baptiste, no problema, no, of course, once again, no, you understand English, maybe, or, no, of course, once, no,
No problemo, no, no problemo. You cannot love the film. It's not. But for me, the really no problemo. But what Jonah, who lived in showing a city, for me, I think maybe I'm mistaken, and Jonah can correct me. Showing a city is not only about shots about the city. It's the experience. Once again, I'm trying to explain how I see the thing. I'm not trying to convince you here. It's not a problem. I don't think I can convince you, actually. But for me, what's specific about the city, when Jonah says it's about the city, which is about the city, it's the experience of living in a city. It's like a video game. It's like virtual reality. It's not about showing one shot about a building, then another shot of a poor... poor building, and then you have all Beirut. No, Beirut is a city, and I think that this film shows it. I think the film shows it, maybe you don't see it. It's a city where from a second to another, you can end up in another neighborhood, and from a second to another, you play with war. From a second to another, your life can change. For the Syrian character in the film is something real. I lived it. From a second to another, you can end up here. So this is what I was trying to show from Beirut. It's not about the landscape of Beirut where you have buildings and everything. Of course, you're right. At the end of the day, if you re-edit the film, there is like 4-6 shots about Beirut. But speaking about the city, it's not showing always the city. It's showing how people live in it. And in Lebanon, you're always flirting between death, love, lightness, and big question. Manifestation, protesting, then suddenly there is armed weapon dealers. It's reality in Lebanon. It's not something very straight in Lebanon. It's not like Europe, Rome, or Paris. I know Paris is changing because they have problems with terrorism, but no. This is what I was trying to show. More than a city of pictorial city, it's the way of living in city. Of course, it's for people, because I wanted to talk about four people. It's not an abstract film, it's a story. But it's the way of living in Beirut. The way of living in Beirut is you can have love stories, you can have things, and suddenly other things show up on you, which is true. So this is what I was trying to show. It's not about showing a city and a big map, in Google map, and this is all the city. And so it's how we say it in France, I don't know the word in English, but it's l'errance, wandering. And of course, Beirut is a city, and this is how they live, these four people, and we live like this in Lebanon. When you wake up, you say, I'm going to go there, but Beirut is the kind of city, when you say, I'm going to go left, you end up right because you meet the people to say, let's go right. You never have a plan who goes straight forward. So that's sick. I'm not trying to convince you, but I'm just trying to see what I was showing, the way of life in Lebanon. Non voglio assolutamente cercare di cambiare la tua opinione, però quello che volevo far arrivare tramite questo messaggio non era mostrare la città di Beirut come può, nella sua grandezza, come può essere vista attraverso una cartina di Google Maps, era mostrare il modo in cui la gente che vive a Beirut vive, trascorre le sue giornate. A Beirut ci si alza la mattina, si va da una parte, si inizia per andare da una parte e poi si finisce da tutt'altra parte. C'è questa idea del vagabondare, dell'andare da una parte all'altra, c'è questa idea, come veniva anche detto prima da Giona, che giri l'angolo e ti trovi in una Beirut che è completamente diversa rispetto al quartiere dove ti trovavi nella strada precedente. Era questa l'idea che volevo dare, quindi trasferire quella che era quello che è il modo di vivere l'esperienza di vita di questi quattro personaggi che sono appunto i protagonisti del film. Non c'era nessuna volontà di far vedere Beirut come una grande città con delle panoramiche chissà quanto particolari. Magari alla fine possiamo contare 5-6 scene, ma che ti fanno capire effettivamente che a Beirut ci sono tante realtà, si inizia percorrendo una strada e si finisce per arrivare in una strada completamente diversa, in una Beirut completamente diversa.
E il messaggio era quello di far vedere come la gente di Beirut vive, qual è la loro vita quotidiana, quali sono le loro storie di vita, le loro storie d'amore, una Beirut in cui incontri anche trafficanti, in cui incontri gente che utilizza le armi. Era questo il senso che voleva trasmettere attraverso il film. Io vorrei sottolineare un aspetto. Raccontare una, e parlo da critico cinematografico, raccontare una città non significa fare un travelog o un albo fotografico della città. Jacques Rivette aveva fatto un film su Parigi che non si muoveva da piccoli tuguri incastonati in mansarde parigine, che si chiamava Paris nous appartient, e di Parigi si vedeva molto poco, si vedevano delle scale, degli appartamenti, le cose. Il film di Nadim si potrebbe chiamare Beirut nous appartient, perché c'è lo stesso senso di riprendere possesso di una città. Il documentario di Ranaid Panoptik racconta delle guerre che si sono succedute a Beirut concentrandosi su un solo edificio. Hassan Saleb, grande maestro, un medio, è chiuso in un appartamento dove c'è un televisore. Quindi la relazione che queste persone hanno con una città che è stato per molti anni il simbolo di tutto quello che purtroppo non andava in Medio Oriente è molto complesso e stratificato, e pensare che queste persone debbano in qualche modo essere legati a una rappresentazione didascalica di quello che si pensa di dover dire, si pensa di dover sapere o si pensa di sapere, trovo che sia profondamente ingiusto. E la libertà di queste persone è soprattutto una cosa che viene portata a noi come una possibilità che aiuta noi a ripensare le cose. Se noi non cogliamo questa opportunità, possiamo tranquillamente restare aggrappati alle nostre pseudo categoria di interpretazione della realtà, ma la realtà non la coglieremo mai. Quindi l'importanza di un film come questo di Nadim, bisognava in qualche modo anche stare a Beirut nei giorni prima in cui il film uscisse e girare per locali, per le città, e sapere quando il film usciva, nei locali dove la gente ascolta musica, e l'entusiasmo con cui questo film è stato accolto, ma come è stato accolto la diffusione in rete di Panoptik per 3 giorni, perché c'è un vero e proprio desiderio di riappropriarsi delle narrazioni. Le narrazioni che sono state letteralmente dirottate da una certa idea di storia e dall'immediatezza. Il fatto di poter raccontare senza essere più ricattati da quelle che sono le versioni ufficiali della storia è una delle grandi libertà che questi cineasti hanno conquistato, perché il film di Nadim Tabé resterà, altre narrazioni legate a questioni ideologiche, confessionali, no, è un dato di fatto. Oggi quando pensiamo a Parigi pensiamo a film che all'epoca sono stati molto criticati, All'ultimo respiro, Paris nous appartient. Quando oggi noi pensiamo a Parigi pensiamo a un certo tipo di cinema, non certo al cinema ideologico degli anni 50 e così via. Quindi francamente rimango un po' sconcertato quanto certi schemi di pensiero periodicamente ritornano con la medesima virulenza, così, e francamente non pretendo di aver ragione, però francamente io penso che chi oggi fa un lavoro di diffusione culturale, di proposizione di altri discorsi, non può non entrare in relazione, non può non dialogare con queste cose, ma non per aver ragione, perché anche se, e non è il caso, anche se il film di Nadim non fosse esattamente, però è con questi film che si ragiona, con questi film che si dialoga, e a questi film che si dà una possibilità, non ad altro. E comunque il film di Nadim è senz'altro una delle cose più vitali, interessanti e riuscite da molti anni a questa parte, e non solo in Medio Oriente, ma io penso soprattutto alla relativa povertà di un certo cinema europeo. Noi da queste parti non abbiamo questo tipo di consapevolezza, né formale, né politica, né poetica, per dire. Questo discorso sulla città che si vede nel film, no? Io ho più anni del regista e non sono mai stato a Beirut, però
ricordo i telegiornali degli anni Ottanta che mostravano una Beirut disastrata, bucata dalle bombe, dai proiettili. Quindi in quella sequenza abbastanza lunga in cui c'è la voce fuori campo di Yasmin e i palazzi, noi vediamo i palazzi, io cercavo con gli occhi i fori dei proiettili, i buchi delle bombe, non ci sono. Però non c'erano neanche le persone affacciate ai balconi o alle finestre, cioè era una Beirut desolata, era una Beirut che forse, chiedo al regista, voleva quella Beirut della guerra civile lunghissima degli anni Ottanta. Infatti in una scena poi viene anche citata velocissimamente Sabra e Shatila, la vicenda drammaticissima dei due campi profughi. E vabbè, quindi poi dopo invece l'altra città che viene mostrata è quella da dentro il taxi o l'auto di notte, ed è una, effettivamente è una qualunque città occidentale o comunque globale, non è Beirut, non ha una specifica connotazione, no? Ma credo sia voluto questo. E poi finisco con una domanda. Io sono d'accordo col primo intervento, è un film molto malinconico, molto triste dal primo momento, ed è questa la cifra del film, ed è una tristezza che riguarda, penso, lo stile di vita di tutti noi, non c'entra più né Beirut, né Parigi, né Bari. Ho avuto la sensazione che il regista volesse sottolineare una sensibilità e una personalità maggiore nelle figure femminili, che tragicamente, con sia la ragazza più giovane che perde la verginità, sia Yasmin che, pur innamorata, decide che è meglio lasciare nella sua innocenza il ragazzo, no? Ho la sensazione che le figure femminili siano più dotate di personalità, ma in modo tragico, e che invece le figure maschili galleggino in una sorta di inaffidabilità, di infantilismo, anch'esso molto, molto malinconico, molto triste. Non so se ho visto bene. Magari nel frattempo che traduci, io volevo... Sì, finiamo magari le varie... Ah, ok. Solo complimenti vivissimi. Lui mi ha da subito indirizzato alla ricerca delle sequenze migliori. In effetti ci sono due sequenze. Una l'ha citata lui adesso, quella delle panoramiche sulla città e con il testo meraviglioso di Yasmina sotto, stupenda, e quella della ruota panoramica. La ruota panoramica è di una bellezza, perché c'è la circolarità, perché con la semplicità, e lì c'è tutta la tua arte, cioè nelle cose semplici sono le cose più belle. La cifra di questo film è la bellezza, questo film è di una bellezza struggente. Sei stato veramente un grande, un grandissimo tecnicamente, perché quella scena è fatta semplicemente seduto davanti con la camera che è questa ruota che gira, che cambia continuamente le situazioni. Va sotto, si sente la macchina che rumoreggia, poi va su, si vede il mare. La bellezza è la cifra di questo film. Scusate, ma io vado via perché mi ammazza l'aria condizionata. No, però aspetta, c'è una terza scena, secondo me, topica, che è i due che si guardano, l'ho detto prima, i due che si guardano mentre stanno cantando. Secondo me quella è una scena stupenda, perché c'è la questione dello sguardo incrociato, quindi del guardare, che è quello che noi stiamo facendo, cioè guardare. Grazie. Ciao. No, dicevo, volevo aggiungere una piccola cosa a questa questione della geografia, come diceva giustamente Luciano, della geografia di Beirut, che è ovvio che non è una geografia che viene disegnata a tinte forti, ma è una geografia che tende a svuotare, tende alla desertificazione, tende allo spopolamento. Lo dicevi tu giustamente, ma lo diceva anche lui bene, cioè la desolazione di fondo che c'è. In tutto questo c'è evidentemente una geografia che è emotiva, ma che è anche in qualche modo fisica, perché le persone dove vanno? Vanno in qualche luogo fisico, vanno nei luoghi fisici della città, evidentemente.
E quindi diciamo che tu ragioni in termini semiologici oltre che in termini realistici. Diciamo che la realtà ti interessa, ma fino a un certo punto, secondo me. Comunque, magari rispondi alla domanda di Luciano. I'm not cheating about that. Of course, it's a when you speak about reality, you speak about your own way of seeing reality. It's impossible to. And you're right. It's and in Lebanon, it was polemic. I can say it. What you're saying, a lot of people are saying it. And but you're right. People were a little complaining about the depression in the film. Like everybody is depressed. It's a sad film. In Lebanon there is starting to have a lot of films, but in Lebanon people are proud, and when they see a film they think that it's going to sell. It's like advertising for Lebanon. So when they see a film like this one, it's like, ah no, in Lebanon, why don't you show hummus, tabbouleh, people dancing, why is it sad? For me, sadness is not something wrong. For me, sadness is something where you live. You have to die to live. You have to experience death before living. It's not. Of course, it's good to be sad at the moment to live after. Now, of course, for me, the scene about the voiceover on the city, it was something important for me in the script, this love letter of love that goes out, and the city that's always changing. It was a love letter for a guy, a girl, a lost love, real lost love, but it was also a love letter for Beirut and the lost Beirut. And really, you have Jonah maybe seen it, but it really is something strange in Beirut. This is not only subjective. For me, the scene about this love scene, you see a lot of things in Beirut. You see new buildings with old buildings. You see small corners with a corner about to change. You see also a grue, I don't know how we say it in English, grue, cranes. So I think it shows a lot about what is Beirut, enfin, without being that this. And Beirut is a lost. There is something fantomatic about it, because really I was talking about it with some friends earlier today. Sometimes you see new buildings and you don't see a light during the night. You see a new Dubai towers, but there is not a single light. Nobody's living in it. And this is true, actually. When you look at the windows, nobody is living. And even in the old buildings, nobody's living. So Beirut is like there is this aspect of ghost city. You don't know where it's going. And but to tell you the truth, of course, I can understand it. And I know that I have problem with this. A lot of times my producer says to me, be more Arabic. Be more hummus tabbouleh. Be more specific. And when you are Lebanese, you see your city as every city in the world. There is nothing specific about it. But when a foreigner comes to Lebanon, it's always the same picture that he comes back with it. There is three buildings, because the war was 20 years ago. Today, when you go to Beirut, there is still war traces, but it's rare. The city has changed. But for a Lebanese guy, when you do a film, you film your life. It's normal, so I can understand it's not very exotic. And when a foreigner comes to Beirut, it's always the three same photos that he comes back with. It's the three photos, the three buildings who are still in the war. And there is three buildings very well known in Beirut where there is war traces. And all my friends, everybody, I go to Instagram, Facebook, all the social media of my people who went to Lebanon. When they come back, they have these three. Me, of course, I'm doing a film about something that I know, so I cannot film the three streets. I live in other streets. I'm not. But maybe my producer is right. Maybe you have sometimes to give people what they want to see. Allora, effettivamente, per quanto riguarda quello che dicevamo prima, innanzitutto dobbiamo dire che quello che viene mostrata, la realtà che viene mostrata è la mia realtà, non è il modo personale di vedere la realtà.
E molte persone si sono lamentate effettivamente quando hanno visto questo film del fatto che fosse un po' troppo, ci fosse un po' troppa tristezza, ci fosse tristezza che trasferisse troppa idea della depressione della città, perché effettivamente quando si fa un film magari su un paese si vuole, la maggior parte delle persone vogliono fare una buona pubblicità per sponsorizzare quel paese, ma non era questo il senso che volevo dare al mio film, perché la mia idea è che l'idea di tristezza per me non è una cosa negativa, perché per quanto mi riguarda dal dolore si può sperimentare qualcosa di nuovo, può nascere qualcosa di nuovo, soltanto attraverso il dolore si può, sperimentando il dolore si può vivere. E tutte quelle scene in cui avete visto la città, in cui c'era il voice over, c'era il discorso di sottofondo della ragazza che era in macchina, per me sono delle scene molto importanti. Quella lettera d'amore che viene letta, di cui si ascoltano le parole nel film, è una lettera d'amore per un amore perso, per un ragazzo, ma anche una lettera d'amore per una città, per la città stessa di Beirut, perché la ragazza va via dalla città. Ed è una scena molto importante, quell'amore, quella scena è molto significativa perché fa vedere una parte di Beirut come un po' la si vede anche nella restante parte del film. Ci sono delle scene in cui effettivamente si vedono delle altre parti, si vede che la città è sempre in costruzione. Questo ti fa capire che cos'è un po' Beirut, però bisogna anche dire che ci sono effettivamente, se si va a Beirut ci saranno dei palazzi, ci sono dei palazzi sempre nuovi, la città è una città in continua evoluzione, un cantiere aperto, ma ci sono dei palazzi nuovi dove magari di notte non c'è neanche una luce accesa perché magari nessuno ci vive, così come ci sono anche dei palazzi più vecchi che incontri in altri quartieri della città e che ti fanno capire quello che è stato di quella storia. È un po' una città fantasma, si può dire questo. È una cosa che vedo molto fare dalle persone che vengono a Beirut, da chi viene a visitarla. Spesso ci si concentra nel fotografare quei tre unici edifici in cui ancora si vedono le tracce della guerra che c'è stata, e le vedo sui social media, su Facebook, su Instagram, la gente posta sempre quelle foto di quei posti che hanno vissuto la guerra, dove ci sono ancora, diciamo, delle tracce della guerra. Ma io non volevo far vedere questo, io volevo far vedere la Beirut di tutti i giorni, la vita di tutti i giorni, quella che è l'esperienza delle persone che vivono la quotidianità, che vivono l'amore. Era questo il messaggio che volevo far trasferire attraverso il mio film. Tutto qui. Bene, se non ci sono, ci sono. Hai un'osservazione. Nel senso che secondo me, cioè, questo film è fatto apposta per gli occidentali, ok? Nel senso che descrive la città così come realmente è. Noi siamo così abituati, così stereotipati nel nostro pensare che in Oriente succedono le guerre, quindi tutti i palazzi sono bucati, c'è la povertà, ma non è così. Io sono stata in Turchia dopo la rivolta ad Ankara, quando è successa a luglio, io sono stata ad agosto. Tutto tranquillissimo. Cioè, viviamo troppo radicati nella nostra idea che, ok, Beirut, quindi no, povertà, c'è la guerra, quindi... Ma non è così, bisogna andare oltre. L'osservazione del ragazzo prima dice, no, vabbè, è una città qualunque. Ed è proprio quello che vuole farci capire, che alla fine, anche lì dove c'è la guerra, sono città come tutte le altre. I ragazzi hanno gli stessi problemi che abbiamo noi. Ed è anche sbagliato parlare di Oriente, Occidente. Ed è proprio quello il filo conduttore. È un film che sarebbe potuto essere girato ovunque, ma è Beirut. Ma è uguale a Parigi, uguale... È questo che dobbiamo capire. Andare oltre quel muro che noi abbiamo rispetto alle altre città. Ed infatti a me è piaciuta tantissimo la frase della ragazza in macchina quando dice è la guerra così, basta, cioè, e lei è libanese, vive lì e non sa neanche dove si trovi la città dove è scoppiato la bomba o quello che era scoppiato. Quindi, cioè, andiamo oltre un attimino, andiamo oltre i palazzi bucati, andiamo oltre la povertà, oltre la guerra, cioè rendiamoci conto che alla fine sono persone come tutti noi e basta. Sì, c'è
Una cosa che mi ha colpito nel film di Nadim è questa situazione di atemporalità, nel senso che il film inizia da una mattina e finisce in un'altra, nell'arco di 24 ore, però sembra che il tempo sia sempre immobile. E volevo capire se questa temporalità era anche effetto di una messa in scena che mi ha ricordato molto il cinema degli anni Ottanta. E non a caso mi ha colpito particolarmente il raccontare questi personaggi giovani come fossero appunto i personaggi dei film di Olivier Assayas o di Garrel. Sono due registi che non so se sono all'interno del cinema di Nadim, però li ho trovati molto, molto presenti nella sua messa in scena. E volevo capire quanto di questo immaginario degli anni Ottanta sia stata una scelta legata ai temi, al privato che ha voluto portare, e quanto invece è stato, fa parte invece del suo immaginario, o fa parte ancora di più di una cinematografia che, come lui stesso ha detto, oggi sta conoscendo questa capacità di riaggiornarsi e quindi di come dire, ridefinire anche cinematografie occidentali che noi abbiamo abbandonato o che noi, voglio dire, abbiamo dimenticato in una maniera assolutamente contemporanea. Grazie. Grazie. No, and also thank you, of course, for the last your reflection. Of course I agree, and we don't have to be always expecting. It's normal. It's people living in the world. It's not in Egypt same thing and everything. So thank you for this reflection. Of course Assayas and Garrel are very important for me and a lot of people. I think that when you do films at the end of the day, because when you say Garrel, for me, Philippe Garrel is a very important guy. Assayas, of course, he did a lot of film about you, Slow Froid. There is also Claire Denis films, US Go Home. But I think that at a certain point when you do films, you don't even think about your reference. They are here, and sometimes you take them. And I really like Brian De Palma, I think, or Claude Chabrol, saying that when you film a scene, sometimes somebody's going up the stairs. You say, how Brian De Palma does it? At a certain moment, it becomes you. So of course, I never thought about Philippe Garrel and Assayas, but now that you're saying them, I'm saying yes, Slow Froid, of course. I watched Slow Froid 10 times. Of course, Garrel, this depression about all his films. Garrel is the master, is the big director of depression. And you are right. I didn't think about it like that. But of course, for me, it's not, and this is why there is not the parents in the film, because I wanted to be more on the bodies that I wanted to film and not a sociological film. Because if there was the parents, I'm not saying when you put parents it's sociological, but I didn't want to go to the sociology, like the parents and everything. And who says sociology, you are right, that today, if you want to be really sincere about youth, you, in a film of 19 minutes, you have to have 40 minutes or 30 minutes of Facebook, iPad, telephone, SMS. The people in the film don't have iPad, telephone, SMS. So this is why I can understand why you say 80s, 90s. It's like Luigi said, sometimes you speak about reality, but it's like Pasolini, for instance. I don't want to go into Italian cinema. Right? Pasolini in the 60s was taking Oedipus Rexus to speak about Italy. He was not taking Italy to speak about Italy. He was taking Sophocles and... So sometimes you can, I'm not comparing to Pasolini, don't worry, it's nothing to do with that, don't worry. But just to say that sometimes speaking about reality is not only being sociological and SMS, young people, it's not only SMS, and it's more. So of course there is Garrel, of course there is this 80s, 90s imaginary,
And there is also today. It's a mix about all this, actually. Because I'm all that also. Allora, ovviamente, grazie per il commento prima della ragazza, volevo ringraziarla. E per quanto riguarda questa domanda, ovviamente conosco Garrel, per me è stato molto importante, anche Sayas ha fatto tanti film che per me sono risultati molto importanti, molto interessanti. Però la cosa che mi premeva dire è che quando si fa un film si possono avere sì inconsciamente delle influenze, però in realtà si smette di pensare alle altre referenze, si fa un film e poi magari vengono fuori questi riferimenti da altre persone che guardano il film, e certo io mi ci posso ritrovare. Io ho fatto il film, ovviamente non ho pensato di mettere qualche riferimento specifico rispetto a qualcosa che era stata fatta per esempio da Garrel, ma effettivamente posso dire che c'è qualche cosa in comune e essenzialmente quando ho fatto questo film non volevo dare un messaggio sociologico. Per esempio, se avessi incluso magari le figure dei genitori nel film, potevo far pensare ad un messaggio che poteva essere sociologico. Ora non voglio dire che ogni volta che in un film ci sono dei genitori il film assume una connotazione sociologica, però probabilmente avrebbe assunto una connotazione diversa rispetto a quello che era il mio messaggio. Io volevo soltanto dare un messaggio riguardante la gioventù, un senso, diciamo, idea di quella che poteva essere la gioventù. E quando si vuole dare un messaggio sulla gioventù e si hanno soltanto 90 minuti a disposizione, probabilmente oggi nei film moderni di oggi vediamo 30 minuti di film dedicati ai con i personaggi che si dedicano ai social, a Facebook, all'iPad, cose che mancano assolutamente in questo film. Quindi magari in questo senso forse posso ritrovare qualcosa in comune con quella che era la filmografia degli anni 80-90. Mi viene da pensare anche a quello che ai film di Pasolini. Ora non mi voglio assolutamente comparare con Pasolini, assolutamente, però magari anche lui ha messo dei riferimenti nel film facendo appunto con accezioni a film del passato e magari parlando anche di cose senza volerlo fare in maniera troppo consapevole. Probabilmente io ho fatto la stessa cosa e forse in questo modo sì, posso dire che possiamo ritrovare qualcosa che ci fa pensare alla filmografia degli anni Ottanta, ma è venuta in maniera non consapevole, ecco, non è stato fatto appositamente. Bene, ci è fatto tardi, se non ci sono altri interventi, io vi ringrazio e vi do appuntamento al 12 giugno con A Quiet Passion con Terence Davis, mi raccomando non ve lo perdete. Ringraziamo Nadim Tabè, Giona Nazzaro, alla prossima.